Norbert Coccia. Enzo Niederkofler. Siamo a Napoli, questi sono i limoni di Sorrento, le foglie di Sorrento e i cicoli di Napoli. Questi sono i vicoli di Napoli. Siamo in Valbadia, questo è il Passo Gardena, questo è il Sassonar e questo è il mio fuoco. Non ci credo. Sì, metti la mano. Ok, allora adesso io ti spiego come si fanno i pizza a Napoli. La prima cosa, devi tenere un po' di farina, perché se no si attacca. Sazzicca, Enzo, hai capito? Questo è l'impasto che ho preparato stanotte. Senti che profumo. Oh, fantastico. Ok, adesso la devi bagnare nella farina. Uno e due. Mo, lavoro di pappastelli. Vai. Tieni queste qua più diritte e devi fare pressione. E falla rotonda, vai. Più rotonda la mia della tua. Gira. Guarda. Quando giri devi girare così, vai. La moletta sotto qua, non te credo. Taglia un po' due cicoli. Come li vuoi tagliare? A cubetto. Ti va bene così? Va bene, bravo. Ma sai tagliare bene, insomma. Prendi la ricotta. Buona ricotta di montagna. Prendi un po' di ricotta e ce lo metti qua, è facile. Stendi? Perfetto. Okay. Metti i cicoli. Cicoli sempre bene. Ok. Allora, questo è pepe? Questo è pepe. Vai. Perfetto. Okay. Con due mani. Con due mani. Prendi e chiudi. Fallo scendere un po' così. Questo sono Schlutzkrapfen alla tirolese. No, ma qua ci fa che sei una pizza fritta. Eccolo. Vada qua. Vada qua. Poi dopo, finita questa, riscriviamo tutta la storia della guarda pizza fritta. Guarda, andava a bruciare. Enzo, sta venendo dorata. È come col sole, capisci? Quando metti troppa crema, dura di più. Però adesso, piano piano, ci arriviamo. Norbert, siamo un po' ventilati qua, però bene, va bene. Andiamo bene, andiamo bene. Oppa! Ecco l'altra. Voilà. Prego. Vieni? Oh, ma... Enzo, questa è una bella ragazza, vai! Ma Norbert, scusa, scontrino, chi lo fa? Lo scontrino, no, no! Omaggio. Tieni, cominciate a mangiare! Allora, Enzo, fammi vedere la pizza alta tesina, come si chiama? Cook the Mountain. Cook the Mountain. Allora, mi spieghi? Allora. Enzo, spiegami. Ingredienti, ricotta, pancetta di maiale, ricotta infornata, sempre la stessa, e questo qui... Poi lo mettiamo alla fine per dare qualcosa di croccante che è... A godene fritta, la godenna. No, Berto, la mia pizza è molto più semplice. Foglie però... di limone e ricotta. Un ingrediente così è fantastico, senti questa freschezza. Quando la metti nella padella, dopo la devi tirare di qua. Io pensavo che la puoi attaccare via al chiodo. No, qua così. Tu adesso vai avanti con la tua pizza. Va bene. Io metto un po' di ricotta infornata sulla mia. Adesso taglio un po' di maialino. Assaggia, vedrai che buona. Mamma mia, che spettacolo! Questa qui è cotta 24 ore sotto vuoto e poi fatta croccante su tutte e due le parti della cotenna. Ci devi mettere un po' di pepe qua? Sì, tieni. Poca roba. Grazie. Ok, e mo la ma frigge. Allora, ci siamo? Friggiamo la pizza gourmet. Enzo! Norbert! Andiamo, prendila per le orecchie. Va bene. Ok, vai. Che meraviglia. Dopo vediamo se c'è qualche cliente, Enzo, per dare qualche pizza. Un minuto e ci siamo. Andiamo? Che sono calde. Ci siamo. E via. Questa è la tua, perché la mia dobbiamo finire ancora. Voilà. Ok. Asciughiamo bene. Vai. Vado. Enzo, guarda.
poi questa qui la schiacciamo un po', e poi l'ultimo, la cotenna fritta, che la serviamo un po' a sbriccioli così assieme, così c'hai anche qualcosa di bello croccante. Taglia tu. No, taglia tu, Enzo. Enzo, che ci beviamo vicino a questi pizzi? Hai visto che bella è la mia? Usanza, è proprio.